trascorriamo i capitoli del testo di Mario Nano, professore ordinario di chirurgia generale. Il libro si intitola La chirurgia in Piemonte, storia di una scienza e di una regione, edizione Minerva Medica, nella cui biblioteca ci troviamo. E raccogliamo dal libro questioni, figure, personaggi. Partiamo dal ruolo della Chiesa. Il fiorire degli studi anatomici fu favorito dalle concessioni della Chiesa, Sisto IV, Pio IV e Clemente VII, autorizzarono lo studio del corpo umano, seppure solamente per quanto riguarda i cadaveri dei condannati a morte. Esattamente, le autopsie, soprattutto nel Medioevo, erano profondamente proibite perché andavano ad intaccare il corpo umano, che è una creatura di Dio. Quando le epidemie di colera e di peste, si diffusero in tutta Europa, provocando milioni di morti, la Santa Sede cominciò a pensare che forse se i medici avessero capito un po' di più del corpo umano, magari molte vite potevano essere salvate. Così questi papi permisero le autopsie, ma solo sui corpi dei condannati a morte che erano i reietti della Chiesa. Questi corpi erano molto utili per imparare l'anatomia, ma non l'anatomia patologica. Dobbiamo arrivare al 700 con Morgagni, che esegue le autopsie sugli ammalati per capire quale potesse essere la causa di morte. Una delle questioni che percorre un po' tutto il libro è la separazione tra gli studi di medicina e chirurgia, e uno strenuo sostenitore dell'unione fu Paracelso nel Cinquecento. Perché era tanto difficile unificare la facoltà di medicina e la facoltà di chirurgia? Erano questioni di interesse, perché nei due corsi molte cattedre erano doppie. Anatomia c'era da una parte e dall'altra, fisiologia c'era da una parte e dall'altra, tanto per dire alcune cattedre importanti. Unificare i due corsi voleva dire abolire almeno una delle due cattedre, e questo avrebbe creato dei grandi problemi in università, tant'è che come dire, la proposta dell'unificazione delle due facoltà a Torino era stata messa all'ordine del giorno a metà dell'Ottocento, e con un colpo di mano, non nuovo nel Parlamento di oggi, ma già c'era nel Parlamento di ieri, viene improvvisamente cancellata la sera prima. Solo che Riberi lo viene a sapere, era il medico privato di Carlo Alberto. Si fa ricevere alle 10 di sera da Carlo Alberto, e Carlo Alberto gli firma quello che potremmo dire oggi un decreto legge per cui le due facoltà vengono unificate. Un aspetto simpatico è l'attività dei barbieri chirurghi, che poi viene fatta chiudere da Lorenzo Geri nei primi anni dell'Ottocento. Beh, simpatico è un termine gentile. I barbieri chirurghi erano la mano operativa dei medici. I medici si ritenevano delle entità intellettuali, non eseguivano niente di manuale. Per cui, siccome il salasso era soprattutto fino al 700, ma ancora entro certi limiti nell'800, era un rimedio fondamentale per tutte le patologie, bisognava incidere una vena, e questo lo facevano i barbieri chirurghi. Era il medico che diceva quale vena incidere, quanto sangue far uscire, però l'atto materiale lo eseguivano i barbieri chirurghi. Un'altra figura che mi ha incuriosito è quella dei ripetitori. Due per ogni facoltà, era affidata loro la preparazione degli studenti, il primo passo verso la carriera accademica. I ripetitori erano nel Collegio delle Province, Collegio delle Province che deriva dal Collegio Ghislieri, era una grande istituzione in cui venivano mantenuti degli studenti che provenivano da famiglie povere per tutto il corso degli studi, ma dovevano avere una certa media. Allora le varie facoltà inserivano all'interno
dell'organico del Collegio delle Province, i ripetitori, che erano in pratica una specie di anteprima degli assistenti universitari. L'eterno conflitto amministrazione cittadina-rettori. L'ospedale aveva un suo organico, l'università ne aveva un altro. Il chirurgo universitario molte volte era preparato dal punto di vista teorico, ma lo era un po' meno dal punto di vista pratico. E pertanto spesso i chirurghi universitari erano meno bravi dal punto di vista tecnico dei chirurghi ospedalieri, che facevano solo chirurgia e non dovevano insegnare, fare le lezioni, preparare le relazioni. Questo processo si è portato avanti nel tempo fino ai giorni nostri, quando gli ospedali sono diventati aziende ospedaliere. Dagli ospedali si pretende la produzione, non soltanto la produzione di salute, ma anche la produzione economica. Pertanto conta molto il numero degli interventi eseguiti. Un piccolo assaggio di questo l'ho pagato sulla mia pelle quando ero ancora direttore della struttura universitaria, chirurgica universitaria, oggi sono in quiescenza. Venni, fra virgolette, richiamato dal direttore amministrativo dell'ospedale perché il numero degli interventi della mia divisione era inferiore al numero degli interventi della corrispondente divisione ospedaliera. Io gli spiegai che se devo insegnare gli specializzandi a operare un'ernia, ci metto il doppio del tempo rispetto al primario ospedaliero che opera. Se devo operare un tumore dello stomaco e mi aiuta uno specializzando dell'ultimo anno, che è pur bravo, ma non è né bravo né rapido come un assistente anziano, il mio intervento dura il doppio. Quindi è ovvio che dal punto di vista amministrativo la chirurgia universitaria produce di meno, ma non produce soltanto interventi, produce anche cultura, produce preparazione per i chirurghi di domani. L'Ottocento e il primo Novecento. L'anestesia cambia la psicologia del chirurgo, il suo rapporto col paziente in sala operatoria. L'anestesia ha rivoluzionato la chirurgia. Fino all'avvento della moderna anestesia, la prima dote del chirurgo era quella di essere veloce, perché il paziente in pratica non era anestetizzato. L'anestesia fino ai primi dell'Ottocento era in pratica una derivazione della vecchia spongia somnifera del Medioevo, cioè oppio, mandragore, belladonna. Soltanto con l'arrivo della nuova anestesia, il cloroformio, l'etere cloroformio, si può parlare di una chirurgia anatomica fatta con calma, fatta con tranquillità, per cui i vecchi chirurghi, i chirurghi della generazione precedente all'anestesia, erano abituati a sentire urlare il paziente, erano abituati a fare tutto di corsa e non riuscivano a capacitarsi che il paziente invece fosse calmo, tranquillo e potessero andare con calma. Quindi progresso della chirurgia sì, ma grazie all'anestesia. Parla di un vasto movimento giornalistico che ha portato la stampa medica piemontese ai primi posti. Tra questi il Giornale delle Scienze Mediche, che diventerà il Giornale dell'Accademia di Medicina di Torino, tuttora in pubblicazione. È una caratteristica tipica del Piemonte. Mentre nel primo Ottocento il giornalismo in molti altri stati si stava involvendo, in Piemonte ha subito una sorta di esplosione. Praticamente ogni due anni c'era una nuova rivista scientifica. Proprio a febbraio del prossimo anno ci sarà il centenario della pubblicazione di una rivista che era in parte scientifica ma soprattutto satirica, Il Fischietto, che durò fino al 1916 e che era un po' l'esempio della capacità tutta piemontese di dare alle stampe, giornali
di vasta cultura, ma anche di satira, anche con la capacità di rendere serena la lettura. Uno sprazzo di attualità: il 10 settembre 1841, poco prima delle 9 del mattino, Carlo Alberto, accompagnato da uno strettissimo gruppo di collaboratori, visita a sorpresa l'ospedale San Giovanni. Noi pensiamo che le trame di corridoio, che gli intrallazzi siano una cosa di questi giorni, c'erano già allora. C'era un grande interesse a far parte del consiglio direttivo del più grande ospedale del Piemonte e uno dei più grandi d'Italia, che era il San Giovanni Battista. E allora che cosa viene fatto? Viene messa una pulce nell'orecchio al re, facendo credere che il consiglio direttivo non è in grado di gestire, il consiglio direttivo in carica non è in grado di gestire questo grande, grandissimo ospedale. E allora il re Carlo Alberto, che era abituato a prendere delle decisioni in modo conscio, prima di annullare, di praticamente licenziare i membri del consiglio direttivo, vuole rendersi conto di persona e va a sorpresa a vedere come funziona il San Giovanni. E le persone che lo incontrano fanno finta di non conoscerlo, e questo scandalizza molto. Perché fanno finta di non conoscerlo? Perché Carlo Alberto era facilmente riconoscibile, non era certo vestito da re, aveva un normalissimo abito. Perché Carlo Alberto era l'uomo più alto del regno, era alto 2 metri e 2 centimetri. Una persona di questa altezza sarebbe riconoscibile anche oggi, figuriamoci a quel tempo in cui l'altezza media della popolazione era inferiore. Concludiamo con la figura di Giacinto Pacchiotti, che organizza nel 1880 a Torino il terzo congresso internazionale di igiene dopo Bruxelles e Parigi. Torino era un punto di riferimento per i protagonisti del positivismo scientifico italiano e straniero. Pacchiotti, primo patologo chirurgo d'Italia, primo a rivestire questo ruolo, era anche uno studioso di igiene, fondò il primo ufficio di igiene al mondo e portò a Torino il terzo congresso mondiale. Si occupò di epidemie delle malattie in rapporto all'impianto fognario, e dobbiamo a lui il moderno impianto fognario di Torino. Era un chirurgo, ma un chirurgo di vastissima cultura, lasciò tutta la sua eredità al comune di Torino e creò un numero elevato di borse di studio e addirittura un posto da assistente che è rimasto attivo fino agli anni 50 del Novecento. Una grandissima figura che ci fa capire quanto la facoltà di medicina di Torino, fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, sia stata all'avanguardia scientifica. Oggi di sicuro non è da meno.